Sconfitti ma non ridimensionati. I Cleveland Cavaliers tornano dal Boston Garden con una sconfitta in più, la prima dopo 15 vittorie consecutive per iniziare la stagione. Pronti via da record nella storia di franchigia, non era mai successo, insomma, addirittura mai successo in qualsiasi momento della stagione. Durante l'era LeBron James, insomma, l'unica era di grande spolvero della storia di franchigia. Questi Cleveland Cavaliers sono riusciti a far meglio, partire 15-0, poi ai Garden contro i campioni in carica si sono fermati, però insomma erano da sotto 21 punti, sono risaliti per giocarsi la vittoria punto a punto nel finale. Insomma, contano, come dire, di dare appuntamento ai Celtics più avanti, non solo fra pochi giorni ormai, perché ci sarà il return match a campi invertiti, ma soprattutto in prospettiva playoff. Insomma, in un est che fa veramente una fatica dannata a produrre squadre credibili, oltre ai Celtics e appunto ai Cavaliers, rivelazione di stagione. Ecco che Cleveland si propone con una squadra buona non solo per l'oggi, insomma, per far notizia a novembre, ma per provare a far notizia in primavera, quando davvero conterà qualcosa molto, ma molto di più di adesso. Comprate attacco. Allora, Cleveland è stata vicina a rompere il giocattolo la scorsa stagione. Dopo i passati deludenti playoff, perché è vero ed è vero che Cleveland ha vinto una serie playoff l'anno scorso dopo un'ottima stagione regolare, battendo in gara 7 gli Orlando Magic al primo turno, ed è vero che ha battuto una volta proprio i Boston Celtics nella serie di secondo turno, che è stata condizionata dagli infortuni dei Cavaliers, su tutti. Quello di Donovan Mitchell, ma è altrettanto vero che erano popolati di stracci, ecco, dopo quella sconfitta in quella serie, dopo il capolinea per 4-1 al secondo turno del playoff 2024. Allen non aveva giocato per un infortunio che non tutti i compagni avevano valutato come aveva valutato lui, nel senso che, insomma, si aspettavano che stringesse i denti per spirito di squadra ci provasse a essere sul parquet, a giocarsela quando la stagione si decideva dopo mesi, insomma, che servivano solo la regular season NBA per preparare, no? Quei momenti dentro fuori i playoff, sono quelli, insomma, dove si vede chi è cosa fondamentalmente. Insomma, la regular season è più un grande intrattenimento ormai, più da showman che da grandi giocatori. Ai playoff si distinguono quelli veri, tra virgolette. Ed è vero che in passato, insomma, sembrava esserci una doppia coppia di doppioni nell'Ohio, sugli esterni Garland e Mitchell, con problemi di compatibilità, o meglio, di incompatibilità nel gioco delle coppie, soprattutto difensiva, soprattutto di centimetri. Insomma, non sono certo due giganti, sono entrambi al meglio quando hanno la palla in mano, quando possono far canestro, e c'era il problema di compatibilità dell'altra coppia, quella di lunghi in un NBA sempre più perimetrale. Avere due lunghi veri, insomma, come Allen e Mobley, che tra l'altro a playoff aveva dato il meglio proprio in assenza di Allen, insomma, da unico lungo da centro più che dalla guardia, dalla grande, è chiaro che, insomma, in un contesto di questo tipo la tentazione di rompere il giocattolo, di dire ok, insomma, abbiamo fatto il massimo possibile con questo organico, cerchiamo di cambiare qualcosa se vogliamo davvero fare un ulteriore decisivo salto di qualità, c'è stata, e a Cleveland sono stati bravi a non buttare via il bambino con l'acqua sporca, ma a cambiare il manico. Insomma, via Bickerstaff, onestamente improponibile. Improponibile, perché è verissimo che i risultati di Cleveland la scorsa stagione sono stati risultati comunque onestamente più che sufficienti, perché poi
carta canta, no? Cioè, non è che, cioè, quelli non sono un'opinione, insomma, sono fatti concreti, insomma, impossibili da confutare. Insomma, il quarto posto complessivo a est con 48 vittorie e 34 sconfitte resta un signor risultato. Aver superato una serie di primo turno, quarta contro quinta, tornando appunto, prevalendo alla bella gara 7, ci stava nelle cose, non è certo un cattivo risultato. La stessa sconfitta 4-1 al turno seguente con Cleveland, con Boston, poi laureatasi a campione, insomma, non è che Dallas abbia fatto meglio di Cleveland alle Finals, ha vinta una, quindi di per sé i risultati non erano stati così negativi per Cleveland e per Coach Bickerstaff, ma l'impressione generale di chi vedeva le partite, al di là dei tabellini, degli highlights, era che la squadra fosse allenata anzitutto da Cani, ma soprattutto con quel coaching staff non ci fossero veramente gli estremi, le possibilità di fare questo benedetto salto di qualità. Cioè, Cleveland era una squadra con un upside, con una crescita molto relativa. E soprattutto giocava veramente male a pallacanestro, cioè nonostante dei talenti individuali indiscutibili. Ecco, con Atkinson in panchina è cambiato tutto. Quello è stato sicuramente il grande salto di qualità sinora. Un allenatore che ha fatto già molto bene a Brooklyn Nets, poi la grande mela se l'era divorato, mangiato vivo. E io avevo avuto l'occasione di andare a sentirlo quando allenava Brooklyn, un uomo consumato, con le rughe smagrito, cioè chiaramente lo stress di New York è una piazza che ti brucia dentro, c'è poco da fare se non la sai prendere. Ed era un allenatore giovane allora. Si è preso un sabbatico da capo allenatore lungo e è andato a fare il vice di Steve Kerr ai Warriors e a ricaricare soprattutto le pile in un contesto come Cleveland con molta meno pressione e intensità e tensioni e aspettative. Probabilmente l'allenatore giusto al posto giusto. Finora Mitchell e Garland sono riusciti a convivere bene. Sinora Mobley e Allen sono riusciti a convivere bene, ha scoperto, tra virgolette, anche giocatori di complemento come per esempio Ty Jerome, che secondo me è sempre stato un gran bel giocatore ai tempi di Virginia al college, faceva Virginia University, faceva sfarcelli, ha vinto tanto, anzi tantissimo, e poi siccome insomma un po' vittima anche degli stereotipi NBA, insomma bianco che non salta, certamente non un grande atleta, era insomma. In NBA non ha mai fatto strada, e con un allenatore vero l'ha saputo recuperare e gli ha saputo soprattutto dar fiducia, e il giocatore c'è sempre stato vincente come pochi. Cleveland adesso ha un capo e una coda, è mancato sinora anche sempre Struss, che insomma per infortunio che sulla carta a me è mai piaciuto, secondo me è uno degli, voglio dire, dei beneficiari del sistema Spoelstra a Miami, che è un po' come il sistema Gasperini a Bergamo per l'Atalanta nel calcio, insomma tanti sembrano fenomeni lì e poi appena vanno altrove fanno ridere o comunque deludono, però in ogni caso è un giocatore che allunga Struss, allungherà le rotazioni al suo rientro. Contro Boston mancava anche Okoro, c'è cioè da dire che Boston mancava Porzingis e Boston comunque in casa aveva perso solo Okoro, tra l'altro quella partita c'ero, insomma chissà chi mi segue su Twitter, etherprat75, sa che non andava un aggiornamento, insomma a vedere partite proprio di Brooklyn e di Boston, oltre che di St. John's al college, e da intervistare il coach di high school nel Maine di Cooper Flagg, la futura scelta di prima scelta assoluta del prossimo draft, quello del 2025. E quindi insomma, in quella partita c'ero a vederla, e ai Garden sì, Boston aveva perso, allora ma mancava Jalen Brown, il loro miglior giocatore. È chiaro che stavolta Jalen Brown c'era, è vero che a Boston manca comunque Porzingis, però Cleveland se l'è giocata. Secondo me, insomma, per come stanno andando veramente male, ma veramente male, Philadelphia, Milwaukee e la stessa Miami, questa è una squadra, i Cavaliers, buona per oggi, ma onestamente buona anche per il domani. Quanto? Beh, insomma, quello aspettiamo a vederlo. Diciamo che ci aggiorniamo nelle prossime puntate di Prata Attack.